Questo che stiamo per attraversare è l'ex casello del ponte di Kirk, che una volta facevano pagare 5 euro. Poi è stato tolto perché comunque gli abitanti dell'isola si sono lamentati che ogni volta che andavano sulla terraferma dovevano a loro volta pagare i 5 euro. Il ponte di Kirk è stato aperto nel 1980 con il pedaggio che vi dicevo. È lungo 1430 metri, alto 67 metri, largo 7,5 metri. Collega l'isola di Kirk alla terraferma della Croazia. I suoi punti deboli sono la bora ed il sale. Silence is everywhere and you're not. Siamo arrivati alla città di Veglia. Veglia in italiano e Kirk in croato. Laggiù intravediamo un po' il mare. Adesso andiamo verso il centro della città, parcheggiamo le moto e poi cerchiamo qualcosa da mangiare e alla fine troveremo una struttura dove poter passare una notte. Moto, mare, sole, ma a noi cosa ci manca? Non ci manca niente. Keep breathing fire. I won't wait for you, 'cause you
something feels wrong right now, I know. Something feels wrong. You don't wake me, 'cause I keep breathing fire. La vita è un viaggio, e se viaggi in prima è meglio. I still count the days, I still feel the pain. You don't wait for me, 'cause I keep breathing fire. I won't wait for you, 'cause you keep telling lies. I keep going high, she keep going low, at the end of the day she's gone. Da adesso in poi voglio farvi vedere solo cose belle, perché voglio farvi staccare la mente e farvi viaggiare con noi in questo weekend. Pian pianino la gente inizia ad uscire di casa e farsi la scampagnata al mare, e pian pianino il turismo rinizia a tornare. Eccola il mio cagnetto. Si è data a tutto lui, il mio amore. Adesso stiamo guardando dove mangiare. Bellissima giornata, eh? Bellissima giornata, ragazzi. Come è stato sto giro in moto? Top. Top. Grazie. Com'è stata questa giornata? Com'è stata sta giornata? Siamo a metà, però bellissima finora. Ecco. Hai visto che strade da moto? Esatto. Strade da moto, ragazzi. Bello, bello, bello. Veramente. Merita. Proviamo a chiedere qua allora. Vasco, vai a vedere se hanno posto la placca all'ombra. Vai su, la signora, a chiedere. 51 euro per una notte chiedono, 600 metri dal centro. Oh, bravo, bravo, bravo. Cos'è quella roba? Senti che odore. No, buono, no, no, col cebabi è buonissimo. Seola, a go-go, guarda, ma quali 60 euro, guarda qua, eccellente. 9,5, 60 euro. A quanto? Qua. Una notte. Dai che ha fatto. Adesso io da qua non mi schiolo più, eh. Aspetta, vediamo cosa dice. Perché questo devo mettere ancora per... Questa è vita, ragazzi. Questa è vita. Animali ammessi, boh. Vediamo. 60 euro, guarda. 600 metri dal centro. Eccellente. Struttura gestita in corso privato. Euro questi chiedono, sono 4 stelle. Polo pension 100 euro. Ma tu non puno, sono povero. No, e se ne sono, ma ce ne sa. No, ma ho visto io, ho visto io.
Dimmi, amore. Buono. Bene. Questi chi è? 14 euro, non è brutto. Com'è? Buono. Buono. In Serbia con 5 euro ce l'ho. Vabbè, quello è Serbia. Se il ristorante è un po' meglio, sì. Quanto costa questo piatto? 14. 14, sì. È buonissimo. Cevapcici, patatine, cipolla e salsa Aivar. Per un totale di 14 euro. Pepe non lo prende male. Allora, su questo ristorante qui abbiamo speso in 4 persone, abbiamo mangiato i cevapcici, patatine e un'insalata per 4. Abbiamo speso 3 coche e 2 birre, abbiamo speso 106 euro. Quindi a coppia sono 53 euro a coppia.